Carissimi amici, eccoci qua di nuovo in diretta. L'esposizione statica sta volgendo al termine, le auto sono in partenza e volevo trasmettervi in diretta questo momento, perché non si vedono di certo tutti i giorni così tante MG in circolazione. Ecco che tolgono i cartoni da sotto i motori. Qualcuno è già messo in moto, qualcuno è già partito, ma si è solo piazzato alla testa del gruppo. Adesso partono anche i modelli più, questi qua davanti, le più belle e le più datate. Guardate che spettacolo. Le macchine sono tutte in movimento, purtroppo non ne rimarrà una, ma vederle tutte, ecco che cominciano a rombare i motori. Saluto Ago Filo, che è collegato in diretta in questo momento, buongiorno. Ecco, eccole qua. Qualche piccolo intoppo, cose normalissime. È certo che ci vuole una bella organizzazione. Saluto anche Antonio Merolla, che è collegato in diretta in questo momento. Sentite che sgasate, ragazzi, sentite che sgasate, ragazzi. Le auto faranno il giro là intorno al monumento, mi pare di aver capito, o andranno di là dall'altra parte, non ho ben capito. Sì, sono alla guida del corteo, c'è l'auto della polizia municipale, le macchine quindi andranno di là. Guardatevi anche il paesaggio, è veramente male, ragazzi. Qualcuno ha difficoltà a fare manovra. Complimenti a chi ha organizzato questo evento, perché è veramente una cosa fantastica vedere così tante vetture tutte insieme. Sì, è vero Antonio Marolla, spettacolo, spettacolo, è vero, è vero, spettacolo, è vero. Certo, spettacolo unico, uno spettacolo unico. E voglio sottolineare ancora una volta come ci sia una, addirittura anche una coupé, che erano macchine destinate al mercato americano e qui in Europa, anche in Italia, sono molto rare da trovare. Vedete che su 50 di varie epoche ce n'è a malapena una. E tra l'altro ho avuto occasione di conoscere il proprietario, mi ha detto appunto che a sua volta l'ha importata qua dall'America, perché qui proprio non ce ne sono. Vediamo questa fantastica targata Bologna del 35, del 35. È stata restaurata molti anni fa e da allora è conservata. Ecco qua. Hanno il loro bel da fare gli organizzatori, hanno il loro bel da fare. Ecco, guardatela questa coupé, che spettacolo, guardate questa coupé, che spettacolo. Veramente spettacolare, ragazzi. Thank you.
E c'è anche un MG recente, questa è del 2003, forse è una delle più recenti, è una più recente. Anche questa, io volevo sentire la sgasata di questa nonnina, se così si può dire. Se così si può dire, è ovvio. Guida a destra. Ragazzi, le auto sono partite quasi tutte, la diretta volge al termine. Vi saluto. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Tre di queste vetture che sono qua esposte e stanno partendo hanno partecipato anche al raduno di domenica scorsa di Castione Marchesi, e una delle tre è questa con la mascherina rossa che vi sto inquadrando. Signori, di nuovo qui da Busseto, provincia di Parma, vi saluto, buona giornata a tutti. E alla prossima, e grazie per avermi seguito.